Salve a tutti! In qualche video fa vi ho dato la ricetta per realizzare i gessetti profumati come questi. Oggi invece vediamo come decorarli, come dipingere i vari gessetti. I gessetti si possono già colorare durante la realizzazione, basta aggiungere un po' di colore acrilico o del colorante alimentare o degli acquerelli all'interno dell'acqua con cui poi mescolare la polvere di gesso. Invece, oggi vedremo come dipingerli dopo l'asciugatura del gessetto. Io sinceramente preferisco i gessetti bianchi, ma in questo caso ho acquistato in fiera questo bellissimo stampo in silicone adatto al periodo natalizio. Infatti ci sono 25 forme diverse e può essere ideale, diciamo, per preparare un calendario dell'avvento, oppure possiamo utilizzare questi gessetti come chiudipacco e così via. Ecco perché ho deciso di dipingerli. Per dipingerli utilizzerò gli acquerelli. Guardate, un tocco di colore non guasta mai. Oltre agli acquerelli si possono utilizzare anche i colori acrilici, ma io preferisco gli acquerelli. Prima di iniziare a dipingere, dovete decidere se colorare solo il fronte del gessetto e il bordo lasciarlo bianco, oppure se colorare anche il bordo del gessetto, come in quest'altro caso. A voi la scelta. Per dipingere vi serviranno quindi degli acquerelli, un pennello dalla punta fina, perché in questo caso i miei gessetti sono veramente piccoli, un po' d'acqua e un tovagliolo per pulire il pennello ogni qualvolta cambiate colore. Prendiamo ad esempio la stellina. E la stellina è pronta, lasciamo asciugare bene. Mentre asciuga, prepariamo l'alberello. Ed ecco anche l'alberello. Come potete immaginare, serve solo un po' di precisione e tanta pazienza, perché si tratta di pezzettini molto piccoli. Una volta asciutto il gessetto, quindi il colore, possiamo anche proteggere la superficie con un velo sottilissimo di Mod Sponge. Ricordatevi però che sia il Mod, o comunque la colla vinilica, sia gli acquerelli sono entrambi a base d'acqua. Quindi possiamo passare solo una volta col pennello per evitare di portarci dietro tutto il colore, perché la colla rigenera il colore. Quindi colla, pennello, e mano velocissima di Mod o di colla vinilica. Ed ecco, una volta asciutto, sarà più lucido è protetto. Spero i miei consigli vi siano utili. A presto. Ciao ciao!